Shrimati Kunti disse: «Oh Krishna, offro il mio rispettoso omaggio a te, che sei l'essere supremo nella sua forma originale e vivi al di là delle influenze della natura materiale. Sebbene tu viva in ogni essere e anche fuori di ogni essere, nessuno ti vede. Situato al di là di ogni percezione dei sensi, tu, l'eternamente irreprensibile, nascosto dal velo dell'energia di illusione, rimani impercettibile agli occhi dello stolto, come un attore reso irriconoscibile dal suo costume. Tu discendi personalmente in questo mondo per introdurre la scienza trascendentale nel servizio di devozione, nel cuore degli spiritualisti elevati come in quello dei pensatori purificati, dalla capacità di distinguere lo spirito dalla materia. Ma noi donne, come possiamo conoscerti perfettamente? Oh Signore, tu che sei diventato il figlio di Vasudeva, la gioia di Devaki, il bambino di Nanda e degli altri pastori di Vrindavana, la fonte di piacere per le mucche e per i sensi di tutti gli esseri, ti rendo il mio rispettoso omaggio. Il mio rispettoso omaggio a te, o Signore, il cui addome è ornato da una depressione a forma di loto, che sei sempre decorato con una ghirlanda di loto, il cui sguardo ha la freschezza del fiore di loto e la cui pianta dei piedi porta impresso il loto. Oh Rishikesha, maestro dei sensi di tutti gli esseri, oh Signore dei Signori, tu hai liberato tua madre Devaki, da lungo tempo prigioniera e tormentata da Kamsa, l'invidioso monarca, e hai protetto me e i miei figli da continui pericoli. Mio caro Krishna, la tua grazia ci ha già salvati da una torta avvelenata, da un grande incendio, dai denti dei mangiatori di uomini, da una pericolosa assemblea, da numerose sofferenze durante il nostro esilio nella foresta e da una battaglia in cui si affrontarono grandi generali. E ora ci hai sottratti dall'arma di Ashvatthama. Vorrei che queste ci colpissero ancora ed ancora, in modo da poterci trovare sempre in tua presenza, perché in tua presenza si allontana definitivamente la ripetizione delle nascite e delle morti. È facile raggiungerti, oh Signore, ma soltanto per l'uomo disilluso dalla materia. Infatti, colui che segue il sentiero della prosperità materiale, inebriato dall'ambizione di una nascita nobile, da vaste ricchezze, da un'educazione elevata e da un aspetto fisico affascinante, rimane incapace di rivolgersi a tua grazia con sincerità. Il mio omaggio a te, che appartieni agli uomini materialmente impoveriti. Tu non sei affatto soggetto alle tre influenze della natura materiale, e poiché sei soddisfatto in te stesso, sei l'essere più pacifico e il maestro dei monisti. Vedo tua grazia come il tempo eterno, il controllore supremo, senza inizio né fine, l'onnipresente. Con equanimità tu distribuisci a tutti la tua misericordia. I conflitti fra gli esseri non sono causati da te, ma dagli esseri stessi, nei rapporti tra loro. Oh Signore, nessuno può comprendere i tuoi divertimenti trascendentali, che sono ingannevoli, perché assomigliano alle attività degli uomini. Per te nessuno è oggetto di favore o di odio. Tu sei parziale, solo nell'immaginazione degli uomini. Com'è difficile, o anima dell'universo,
comprendere che tu agisci, tu il non attivo, e che tu nasci, tu il non nato, la forza vitale. Tu appari in questo mondo tra le bestie, gli uomini, i saggi e gli esseri acquatici. Tutto ciò è inconcepibile. Mio caro Krishna, quando Yashoda, per punirti del tuo cattivo comportamento, prese una corda per legarti, il tuo sguardo si turbò, i tuoi occhi si riempirono di lacrime che sciolsero il trucco, e tu avesti paura, tu che sei temuto dalla paura in persona. Tutto ciò mi lascia confusa. Alcuni affermano che tu, il non nato, hai preso nascita per glorificare il virtuoso imperatore Maharaja Yudhisthira, e altri sostengono che tu abbia voluto così soddisfare il re Yadu, uno dei tuoi devoti più cari, poiché apparendo nella sua famiglia tu l'hai resa gloriosa, come il sandalo fa la gloria delle colline di Malaya. Altri ritengono che è per rispondere alle preghiere di Vasudeva e Devaki che tu sei apparso come loro figlio. Senza dubbio, tu sei non nato, ma hai preso nascita per il loro bene e anche per uccidere coloro che invidiano gli esseri celesti. Altri ancora affermano che il mondo si trovava appesantito da un grave fardello, come un vascello nel mare, e per alleggerirlo di questo tormento, Brahma, tuo figlio, ti pregò di apparire, ed è per rispondere alla sua preghiera che tu sei disceso qua giù. E altri sostengono che tu sei apparso per ravvivare le pratiche devozionali dell'ascolto, del ricordo, dell'adorazione e altri ancora, affinché le anime condizionate che soffrono per le angosce dell'esistenza materiale possano trarre i benefici di queste pratiche e raggiungere la liberazione. O Krishna, colui che senza fine ascolta, canta e ricorda i tuoi divertimenti trascendentali, o si allieta nel vedere gli altri farlo, potrà certamente contemplare i tuoi piedi di loto, atto che da solo fermerà la ripetizione delle nascite e delle morti. Tutto, mio Signore, fu compiuto da te. Ci lascerai oggi, noi che dipendiamo completamente dalla tua misericordia, noi che davanti all'ostilità che ci mostrano ora tutti i re, non abbiamo altro rifugio che i tuoi piedi di loto? Come quando la scintilla spirituale esce dal corpo, tramontano il nome e la gloria che gli sono inerti, così se tu non vegli più su di noi, si spegneranno la fame e le imprese degli Yadu e dei Pandava. O Gadadara, Krishna, il nostro regno che oggi risplende grazie all'impronta dei tuoi piedi, perderà il suo splendore se tu ci lasci. Città e villaggi sono fiorenti sotto ogni aspetto. Erbe e cereali crescono in abbondanza, gli alberi sono carichi di frutti, i fiumi scorrono, le colline sono fertili di minerali e gli oceani di ricchezze. E solo il tuo sguardo è la causa di tutte queste meraviglie. O Signore dell'universo, o anima dell'universo, o forma personale dell'universo, spezza i potenti legami del mio affetto per i miei parenti, i Pandava e i Vrishni. O Signore di Madhu, fa che la mia attenzione sia sempre rivolta verso di te e nessun altro. Come senza ostacoli il Gange scorre continuamente verso l'oceano. O Krishna,
amico di Arjuna, sovrano tra i discendenti di Vrishni. Tu distruggi tutte le dinastie ribelli che turbano la terra, ma il tuo potere non si indebolisce mai. Proprietario del regno trascendentale, tu discendi in questo mondo per alleviare le mucche, i brahmana e i devoti dalle loro sofferenze. Maestro di tutti i poteri mistici e precettore dell'universo intero, tu sei Dio, l'Onnipotente. Ti offro il mio rispettoso omaggio.